Ben ritrovati. Oggi parleremo di questo viaggio di Ismaele che lascia il suo papà per iniziare la propria vita. È cresciuto, il piccolo Ismaele. Bene, ma avremo bisogno dell'intervento di Dio. Per questo il titolo è Dio soccorre Agar. E così questa famigliuola si mette in viaggio nel deserto cercando un luogo dove stabilirsi. Ma Ismaele viene a mangiare e bere. Sapete, nel deserto bisogna trovare un posto che sia con un pochino d'ombra, altrimenti il sole ci brucia di giorno. E durante il cammino però le provviste che Abramo gli aveva dato calano fino a finire. Sai Ismaele, figlio mio, abbiamo finito il cibo, c'è solo per questa sera, era la preoccupazione di Agar, che così il giorno dopo, senza avere niente da dare da mangiare a Ismaele, si spostò un pochino più lontano perché temeva di vederlo morire senza acqua e senza cibo. Poi, disperata, si mise a piangere. Ci vogliono davvero tanto bene le mamme e vogliono veramente il meglio per noi. Ma Dio dal cielo osservava, sentiva e vedeva tutto. E così disse ad Agar: che cos'hai, Agar? Perché piangi? Io ho udito la voce anche del tuo bambino. Sai, Signore, abbiamo finito il cibo e non abbiamo ancora trovato un posto dove abitare. Allora Dio continuò e diede un incoraggiamento importante ad Agar e una semplice istruzione. Non temere, Agar. Vai, prendi il tuo bambino per mano, perché io mantengo le mie promesse. E allora Agar, rincuorata, disse: Signore, vado, grazie che ci sei tu e che ascolti. Così Agar ubbidì prima di tutto a questo semplice comandamento che Dio gli aveva dato. Raggiunse suo figlio, che prese per mano: Ismaele, Dio ha udito la tua voce e mi ha parlato. Rimani sereno, Dio non ci abbandonerà. Ma parlate piano, perché se Ismaele sente che lo chiamiamo bambino, si arrabbia, è un ragazzo ormai. In quel momento, solo dopo l'ubbidienza, Dio fece uno dei suoi miracoli e puff! Agar riuscì a vedere un pozzo. Guarda, guarda Ismaele, ma quello non è un pozzo. Sì, mamma, hai ragione. Ma da dove è uscito? Possibile che non l'abbiamo visto prima? Il Signore è fedele. E così corsero a bere, erano assetati. E Dio da quel momento rimase sempre con Ismaele, che diventò un grande tiratore con l'arco. Magari come Robin Hood. Lo conosci Robin Hood, te? Io lo guardavo da piccolo quel cartone. Trovò una bella casa, si sposò, realizzò anche lui la promessa di Dio. E insieme alla sua mamma conclusero i giorni. Ma cosa abbiamo imparato? Agar e Ismaele cercano una nuova casa. Durante il cammino finiscono le provviste, quindi il loro cibo e la loro acqua. E che nel deserto, con quel caldo, è troppo importante. Dio però sente ed osserva e al momento giusto parla ad Agar. Però ricordati, solo dopo che lei ha obbedito. E Dio compie come al solito un miracolo, ne fa tanti verso di noi. Il Signore apre i nostri occhi e il nostro cuore, proprio come ha fatto con Agar. E l'ubbidienza crede e dimostra che la fede può muovere il braccio di Dio. Non scordatelo, ubbidisci sempre ai tuoi genitori, è una cosa importante, perché loro sanno che cos'è per il tuo bene. Puoi leggere la storia nella Genesi al capitolo 21, ma nella puntata 29 troveremo ancora Abimelech. Te lo ricordi quello che provò a rubare Sara ad Abramo? Bene, lo ritroveremo. Puoi chiedere ai più grandi dei consigli e ti vogliamo dire l'ultima cosa. Se nel deserto c'è così caldo di giorno, la notte fa freddissimo. Puoi andare a leggerlo su internet, che impari una cosa nuova. Grazie di essere stato con noi. Ciao!